No, sai che non l'ho neanche rivisto, non mi sono neanche dato riscontro di quello che è successo, di la verità. Ero lì, però mi è venuto l'istintivo, è andata bene, ogni tanto capita. La verità, insomma, cerchiamo di mettere in campo tutto la domenica, sapendo che magari durante la settimana abbiamo avuto qualche difficoltà o non abbiamo potuto lavorare come magari sarebbe stato l'ottimale, tra virgolette. Finora diciamo che stiamo raccogliendo dei buoni risultati. La trasferta poi mancava da un pochino la vittoria, quindi fa piacere che sia arrivata su un campo come quello di Verona, dove, se non mi sbaglio, aveva vinto solo Scafati. Quindi voglio dire, siamo a un punto della stagione dove questi dati comunque hanno un valore, perché è chiaro che insomma, loro avevano dimostrato di essere affidabili sicuramente sul loro campo. No, queste sono cose che purtroppo sono calcoli matematici che nello sport spesso e volentieri poi non corrispondono alla realtà. Sicuramente fossimo stati il completo, avremmo avuto la possibilità di lavorare magari con un pochino più di continuità o di intensità, perché chiaramente qualche defezione spesso ci ha impedito di allenarsi come magari Paolo avrebbe voluto. Però ecco, queste sono cose da non considerare, secondo me, se uno guarda la classifica oggi, perché prendiamoci questa prima posizione consapevoli che comunque mancano ancora 2 mesi e mezzo, e quindi a questo punto, insomma, bisogna cercare di dare tutto per concludere per questa parte di finale di stagione come abbiamo iniziato, insomma, come è stato fino ad oggi. Ma non saprei sinceramente, tendenzialmente credo di sì, che insomma, in grosso modo ci sarà equilibrio fino alla fine, anche se chiaramente il fatto che certe squadre abbiano un po' smobilitato, tra virgolette, è chiaro che può influire, influirà sul campionato, perché chi ha affrontato Trieste con tutti e due gli americani sicuramente non ha affrontato la stessa squadra che troverà chi va ora a giocarci contro. Poi magari vai e perdi perché, come ripeto, lo sport non è che è un'equazione matematica, quindi magari trovi gli altri che fanno un partitone, però comunque questa cosa qui tendenzialmente può essere che condizioni un pochino il campionato in questa parte finale. Sì, sarà una diversa perché non ci sarà Pescile, che per loro era, diciamo, un po' il fulcro del loro gioco offensivo. Non credo che sarà una cosa che per loro necessariamente sarà un handicap, come hanno dimostrato poi i loro risultati, perché comunque gli altri hanno più responsabilità, le responsabilità sono più distribuite, ognuno porta sempre qualcosa, quindi alla fine insomma, sarà sicuramente una squadra diversa, ma non una squadra meno pericolosa. Sì, loro hanno grande entusiasmo, hanno un bellissimo spirito, giocano con un grande atteggiamento, e quindi questo li porta a avere risultati buonissimi. È chiaro che, come hai detto giustamente te, dovremmo essere bravi a imporre quelli che sono i nostri ritmi e il nostro modo di giocare, non farsi portare nel loro tran tran, tra virgolette. Ma io parlo poco con ragazzi, diciamo, di fede termale, perché a Pescia sono tutti pistoiesi, quindi quelli che trovo spesso e volentieri, il 99% dei casi, sono tifosi di Pistoia, e quindi sono tutti contenti dei risultati e mi fanno i complimenti, quindi
Non ho grandi contatti, diciamo, con chi ti fa Montecatini, però in linea di massima chi era affezionato a me è rimasto affezionato a me, indipendentemente dal colore della maglia, ecco. Aspettarselo sarebbe stato un po' presuntuoso, però sicuramente me l'auguravo, ecco. Io sono arrivato qui con grande motivazione, quella che mi porto dietro ancora oggi, quindi è chiaro che avrei voluto che fosse una stagione di questo tipo e farò di tutto perché continui a esserla fino alla fine. Sicuramente no, ma questo è sempre stato come impostazione di base, quella che abbiamo sempre avuto fin dall'inizio dell'anno, anche quando non eravamo primi in classifica o quando magari erano passate solo poche settimane dall'inizio, quindi il fatto di voler imporre il nostro modo di giocare e le cose che sappiamo fare è sempre stata la base del nostro gioco e quindi lo sarà ancora oggi. Poi è chiaro che devi rispettare anche chi hai di fronte, prendere in considerazione quelle che sono le sue caratteristiche, ci mancherebbe, però la volontà è quella di imporre il proprio modo di giocare, non di preoccuparsi degli altri, insomma, Non di subire quel subire, gioco. sì, esatto, di seguire quelle che sono magari caratteristiche di altri giocatori, di altre squadre, insomma.